Il senso di questa iniziativa? Allora, innanzitutto questo lavoro, sia la mostra che il convegno, sono seguiti a un protocollo d'intesa che la consigliera di parità della città metropolitana ha stilato con i sindacati, la CGIL e CISL-UIL. È un lavoro di ricerca su quello che è stato il lavoro di ieri delle donne, il lavoro di oggi, quelle che sono le prospettive del lavoro di domani. Quindi una mostra fotografica e un convegno che è una fotografia di quello che è oggi il lavoro delle donne. Ci sono dei dati interessanti da questa ricerca che sono usciti fuori? Sicuramente, tipo le donne manager sono sicuramente aumentate nell'ultimo triennio dal 25% al 29% nelle aziende, però i differenziali salariali rimangono sempre invariati. Purtroppo le donne sono sempre quelle che si licenziano quando hanno una maternità, perché non ci sono, soprattutto nel sud, non ci sono asili nido, non ci sono strutture che possano supportare la maternità nel lavoro, e poi c'è proprio il problema del lavoro, che spesso le donne non lo cercano proprio più. Quindi in realtà c'è una mancata ricerca proprio del lavoro, c'è già l'abbandono alla richiesta del lavoro? Sì, assolutamente, tant'è vero che mi sono interfacciata anche con i centri per l'impiego, perché vorrei fare una ricerca proprio sulle donne che sono in cerca di occupazione. Vorrei avere proprio questo tipo di fotografia, perché per adesso abbiamo sicuramente gli abbandoni delle donne, perché lavoriamo in contatto diretto con la direzione territoriale del lavoro, però effettivamente le donne che non si recano nemmeno più a iscriversi ai collocamenti, questo purtroppo non lo abbiamo, ed è una ricerca che dovremo fare. In che modo la commissione, le istituzioni, le pubbliche amministrazioni possono invece provare a sollecitare le donne a fare questa ricerca, a rimettersi sul mercato del lavoro? C'è lo strumento dell'imprenditorialità femminile, penso che molto si dovrebbe puntare su questo, le istituzioni dovrebbero aiutare l'imprenditoria femminile, prima con delle leggi specifiche e poi magari con delle detassazioni, con la ricerca di un credito agevolato. Secondo me la strada è quella, perché certamente il posto fisso è una cosa che ormai non ci si può sperare più. Grazie. Prego.